Ciao scienziati! Ciao scienziate! Io sono Molly. Io sono Perfettina. Io sono Sme Marina. E questa è Scienza Divertente! E allora per accogliervi vorrei fare il ballo della scienza. Gira. Grazie ragazze delle vallette fantastiche, ma oltre che vallette siete anche delle vere scienziate. E quindi oggi facciamo un esperimento. Brave! È molto strano perché di solito ci siamo io e Slaina, oppure Memorina e Pazzerelli. È vero, ho voluto mescolare un po' gli scienziati. La prossima volta vi fonderò. Metterò la testa di Memorina. Grazie. Perché è anche un esperimento scientifico. Preferite mettere la testa? Preferisco mangiare la banana che c'è la rossa. Va bene, ok. Allora, dicevo, per l'esperimento di oggi, ci serve una banana, da mangiare, da sperimentare, poi vediamo se è buona. Dai, no, ragazzi, datemi la mia banana da taschino. Beh, una banana, un contenitore. Allora, noi usiamo questo barattolo trasparente perché così lo vedete meglio, però in realtà gli ingredienti fondamentali sono una banana, un contenitore che non si danneggi troppo con il calore, diciamo. Io ho scelto questo perché so che funziona, ma non tutte le cose di vetro vanno bene, quindi se avete una pentola utilizzate una pentola e dell'acqua caldissima, bollente, da bollitore, oppure fatela bollire sul fuoco. Fatevi soprattutto aiutare da un adulto, come il raggio che va col fuoco, sì. Fatevi aiutare da un adulto perché appunto l'acqua è molto molto calda. Perfettina, mi passeresti per favore l'acqua? Ce la fai? Abbiamo fatto pure le prove. Vero, hanno scoperto la nostra tecnica. Allora, grazie mille che abbiamo fatto bollire per tanto tanto tempo l'acqua nel nostro bollitore. Esatto, state attenti a portarla. Che dobbiamo fare? Dobbiamo, secondo voi, versare l'acqua nel barattolo oppure bere dell'ottima acqua col... Non credo proprio. Mettiamola nel barattolo. Ok. Speriamo vada tutto bene perché è molto molto calda. Quindi... Oddio, scoppierà un incendio se va per terra. Tutto noi abbiamo questo. Perfettina, puoi spostare gentilmente il bollitore. Fuma. Questo significa che secondo me se fuma è caldo o è fredda? Anche il fumo è caldo, quindi È caldissima. Allora abbiamo una banana, secondo da voi mangiare. No, basta, non si mangia. Dobbiamo fare un che si mangia. Dobbiamo immergere la banana e vedere che cosa succede per circa 30 secondi, ok? Ok, ma non contare su di me. Allora, io guardo qui dal mio orologio, quando arriva a 30 qui la immergiamo, eh? 2, 1, via! Vediamo che succede qualcosa, eh? Si vede più grande? Sicuramente si vede più grande. Sarà che dovrà diventare più grandi le cose. Anche se si mette una mano dietro. Allora, vediamo quanto tempo è passato. Ci vediamo ancora un pochino. Senta, si sono le donne. È vero, si stanno riempiendo di bolle. Che cosa è? Ma non vi state rendendo conto di nient'altro? Sto diventando rena. Aspetta. Sta diventando nera, avete visto? Sì. La tiriamo fuori? Sì! È melanina e metà già! Sembra che l'abbiamo tinta nell'inchiostro! Attenta perché è molto caldo, ragazzi! Sembra che l'abbiamo tinta nell'inchiostro! E invece dove l'abbiamo mettere? L'acqua era nera? No! Era acqua normalissima!
Ok, avete visto com'è diventata bicolor questa banana? Sì. E più, più aspetta, quasi sembra che sta diventando anche ancora più nera rispetto a prima. Ok, li mettiamo nel latte. No, aspettate, perché vi devo fare una domanda. Lasciatela così, ferma. Che domanda? Si può mangiare? Secondo voi, se andiamo a sbucciare la banana di che colore sarà? Gialla? Tutta quanta? No, no, metà gialla e metà... Sbucciala, vediamo che succede, sbucciala. Quindi metà gialla e metà nera? Non lo so, secondo me è tutta gialla. Secondo te tutta gialla, secondo te? Bicolore. Anche secondo me è bicolore. Bicolore, allora. Pure tu bicolore? Bicolore. Apriamola, vediamo. Allora, la prima parte è... bianca. Allora, è banana normale, quindi... bicolore? Quindi proviamo a vedere. Quella sopra si può mangiare. Vediamo, vediamo. Certo che si può mangiare. No! Tutta bianca! È tutta bianca! Ok, la possiamo mangiare. Un secondo, ora ve la do! Ogni volta che fanno gli esperimenti con me, gli viene fame! Quindi la buccia si è colorata per metà, la parte immersa nell'acqua calda è diventata marrone scuro, quasi nero, mentre la parte che era fuori dall'acqua è rimasta gialla. Ma sbucciandola ci siamo resi conto che dentro la banana è normalissima. Come volete... avevo detto io. La volete assaggiare? No. Tu la vuoi assaggiare? Sì, anch'io. Ok, allora, aspettate. Io la faccio. Allora, aspettate un secondo. Allora, la faccio io la parte nera? Sì. Ragazzi, sto proprio di banana. Banana. È una banana normalissima. Banana. Volete assaggiare anche quella parte nera? No, io no. È semplicemente un pochino più calda. Però il sapore è lo stesso, vero? Sì. Che cosa è successo, ragazzi? Che le cellule della buccia della banana a contatto con l'acqua calda si sono rotte e hanno fatto uscire il TPO e alcuni composti fenolici. A contatto, questi a contatto con l'ossigeno hanno sviluppato melanina. Lo sapete che cos'è la melanina? No, non l'abbiamo nemmeno studiato a scuola. No, ma secondo me lo sai bene che cos'è. Quando andate al mare e vi mettete tanto tempo al sole, che cosa succede alla vostra pelle? Vediamo. Ma diventa più scura o più chiara? Più scura. Più scura! E diventa più scura appunto perché abbiamo nella pelle la melanina. Esatto, sì, si chiama proprio così. Diciamolo insieme. Melanina. Ok. Come la melanina. Esatto, una melanina. Magari è la mela di una persona che si chiama Nina. Come le denti, ecco, come la fattina dei denti, come il mio cagnolino. Balli. Ok, io ho una fattina balli. Ok, allora dicevamo, quindi siccome noi con la grazia della melanina diventiamo abbronzati, ci scuriamo, secondo voi la banana com'è diventata? Scura! Più scura! Si proprio pure. Così! Esatto! Ragazzi, fateci sapere se vi piace questo esperimento e mi raccomando fatevi aiutare da un adulto perché l'acqua è veramente calda. Ricordatevi che sono iniziati i nostri video laboratori in diretta e sono super 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 fighi, quindi iscriveteci per saperne di più. Dopodiché iscrivetevi dove? Al canale per sapere tutte le nostre avventure e vedere che cosa combiniamo. E vi ricordo, come al solito, la cosa più importante di tutto: pronti, partenza, scienza! La buccia si è colorata per metà, la parte dove era immersa nell'acqua... Avevo ragione io. Allora, la faccio io la parte... Um,